In questo tutorial vediamo come usare Nginx come proxy per Docker. Facciamo conto di avere due domini, uno chiamato ciao.it e uno chiamato hello.com. E vogliamo che questi due domini puntino alla nostra stessa VPS su cui girano due Docker diversi, uno appunto per ciao.it e uno per hello.com. Facciamo conto che il Docker di ciao.it giri sulla porta 8000 e il Docker di hello.com sulla porta 8010, e quindi vediamo come appunto poterli utilizzare per renderli disponibili poi sul dominio. Qui ad esempio su questa mia VPS che sto configurando, come vedete, ci sono due domini, appunto uno che gira sulla 8010, due Docker, uno che gira sulla porta 8010 e uno che gira sulla porta 80000. Ora, quello che gira sulla porta 8000 è già configurato all'interno di Nginx. Andremo a configurare quindi il secondo Docker, quello che gira sulla porta 8010. Per farlo non ci resta che fare vim etc nginx def nginx site available default. Come vedete, qui abbiamo appunto il nostro dominio che punta alla porta 80, e poi scendendo qui abbiamo un redirect che ci manda all'HTTPS, ma per ora non ci interessa. Quello che ci interessa appunto è qui, proxying the connections. Quindi qua abbiamo location slash, aperta graffa, all'interno abbiamo questo proxy pass che punta appunto al nostro HTTP due punti slash slash. Qui abbiamo appunto l'indirizzo IP della nostra VPS e qui la porta su cui gira il Docker. Quindi ora non ci resta che andare a crearne uno per il nostro secondo dominio che punti alla porta 8010. Ora quindi qui ho il mio dominio, questo intanto lo indento perché è un redirect all'HTTPS che per ora non ci serve, e quindi qui vado a inserire appunto il numero di IP della mia VPS. Porta 8010 era già attivo perché avevo già configurato questo. Anche qui devo andarlo a correggere perché in realtà questo era il copia e incolla della vecchia VPS che ho spostato su questa. Quindi, ricapitolando, basta appunto inserire nella nostra configurazione di Nginx queste brevi righe. Quindi partono da qua, server, aperta graffa, listen porto 80, server name, e poi location slash, aperta graffa, proxy pass, e quello che è importante nel proxy pass appunto è mettere il nostro indirizzo IP e la porta su cui gira il Docker. Quindi io ho due Docker, uno sulla porta 8000 e uno sulla porta 8010, uno punta al dominio 1 e l'altro punta al dominio 2. Fatto questo, possiamo salvare service nginx restart e dovremo avere i due domini funzionanti che puntano ai nostri due diversi Docker. Quindi per questo breve tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e se volete seguite il canale.